L'Istituto Professionale Edile di Bologna ha realizzato una nuova app gratuita sulla gestione del rischio in edilizia, sviluppata all'interno del progetto SicurApp, strumenti per la prevenzione del rischio, in collaborazione con la Direzione Regionale INAIL, IRES, Istituto Ricerche Economiche e Sociali della nostra regione, il Centro Ricerche, Documentazione e Studi di Ferrara, ANCE Emilia Romagna e il Dipartimento Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'AUSL di Bologna. È importante prima di tutto individuare le principali aree di rischio e cosa di fatto sia all'origine della mancata sicurezza sul lavoro. Viene da chiedersi come possa un'app aiutare a prevenire incidenti e infortuni. Ebbene, si tratta di uno strumento che contribuisce alla diffusione di informazioni e procedure utili nell'ottica di una cultura della sicurezza capillare e a portata di mano. Uno strumento tecnologico efficace che fornisce risposte e indicazioni immediate. L'applicazione è nata per iniziativa dell'Istituto Edile, che ha chiesto anche la nostra collaborazione insieme a quella di altri enti, rivolta in particolare ai lavoratori del settore, che in modo che possano avere a disposizione uno strumento agevole per valutare se le condizioni di sicurezza in quel particolare contesto lavorativo sono meno rispettate. L'importanza invece proprio del concetto di prevenzione, che deve entrare un po' nella cultura quotidiana di tutti noi. Sicuramente è un settore su cui bisogna agire, quello della formazione e dell'informazione anche dei lavoratori, perché molti degli infortuni avvengono anche per dei comportamenti che non sono corretti, oppure per una sottovalutazione, una sottostima del rischio presente nel cantiere. Parliamo dell'importanza quindi delle nuove tecnologie proprio come strumenti di diffusione e promozione della prevenzione del rischio. L'app vuole proprio fornire degli strumenti pratici per a favore di tutti i lavoratori, sia può essere utilizzata anche come momento formativo per gli stessi, come anche formazione sul campo. Perché un'applicazione? Un'applicazione perché può essere uno strumento particolarmente efficace per raggiungere i lavoratori, particolarmente dinamico, che può essere utilizzato in più occasioni, non solo in un'aula formale ma anche in altri momenti, e che quindi può essere il più vicino possibile alla realtà proprio del lavoratore in edilizia. Il progettista fin dall'inizio deve prevedere quelle che sono le opere in dotazione all'edificio per poter fare poi le successive opere di manutenzione. Ad esempio, nei grattacieli devono essere previste nelle parti più alte, quindi diciamo alla fine, quando termina il grattacielo nel solaio, o opere tipo carrelli per i quali è possibile ai manutentori delle facciate scendere, oppure degli agganci, e a questi agganci coloro che fanno manutenzione si attaccano con le funi e fanno quelle lavorazioni un po' spericolate, ma che di fatto comunque sono le uniche possibili per poter eseguire lavorazioni di questo genere. Per quanto riguarda invece, diciamo, la nostra regione, quindi il nostro ambiente, non ci sono grandi edifici o edifici di notevole altezza, quindi ritorniamo nel caso tipico dove già sul coperto, durante la fase di manutenzione, è necessario, indispensabile prevedere le linee vita, anche perché poi sul coperto potranno andare l'antennista, ci potranno andare il lattoniere, si dovranno sistemare i lucernai. E quindi se non c'è un sistema, ripeto, in dotazione l'edificio, in dotazione cosa vuol dire? Deve essere permanente e fisso in quel luogo. Ci deve essere anche una planimetria in maniera tale che chi viene la può studiare prima e dotarsi di tutti quei dispositivi anticaduta necessari per poter svolgere in sicurezza le lavorazioni in quello specifico contesto. Mi raccomando, ogni coperto è diverso dall'altro, quindi va studiato preventivamente. Questa foto è stata scattata su un coperto di un edificio che si trova nel centro di Bologna. E per quanto riguarda le linee vita, possiamo vedere la linea vita che corre lungo la parte sommitale del coperto, vedete, e per poter accedere a questa linea vita si passa attraverso questo lucernaio che viene aperto, quindi l'operatore tramite una scala riesce ad uscire dal lucernaio e di fianco proprio al lucernaio è posto il primo punto d'aggancio. In questa maniera lui si mette in sicurezza, esce dal lucernaio e poi con il secondo cordino si andrà ad agganciare lungo la linea vita e potrà scorrere.
È molto importante notare che la linea vita scorre lambendo quelli che sono i camini. I camini non sono assolutamente stati realizzati per poter supportare la spinta di un'eventuale caduta di un operaio, quindi non vanno utilizzati per nessun motivo, ma devono essere utilizzati esclusivamente in sistemi in dotazione all'edificio. L'operaio, per sapere quali sono i sistemi in dotazione all'edificio, troverà alla base del lucernaio una piccola planimetria che gli potrà chiarire dove e come potersi agganciare. Quest'altra foto è stata scattata durante le fasi di collaudo di una linea vita e dei sistemi di supporto della linea vita stessa. Allora, va ovviamente premesso che tutti i sistemi che vengono installati devono essere sistemi certificati. Inoltre, anche gli installatori devono essere dotati di una formazione specifica, devono essere qualificati per quest'opera. Al termine dell'installazione è necessario eseguire un collaudo. In questo particolare vedete che c'è un sistema denominato TIRFOR che va a agire su il paletto di sostegno. Di fianco c'è uno strumento di lettura digitale, dinamometro, che misura lo sforzo al quale è soggetto il paletto. Bene, se il paletto supera lo sforzo vuol dire che è collaudato. Quindi la linea vita, una volta che è stata collaudata nel suo complesso e l'installatore avrà fornito al committente tutti i documenti, bene, questa linea vita, come tutti i sistemi, potrà essere utilizzata finalmente da tutti gli operai che dovranno andare a fare le future opere di manutenzione sul coperto. All'interno dell'ambito, quindi dell'area di rischio di caduta dall'alto, alcune situazioni tipiche sulle quali poi abbiamo costruito delle scene che aiuteranno il lavoratore ad individuare il suo contesto, quindi la sua casistica specifica e come risolvere o qual è la lista o il checklist degli adempimenti o delle piccole cose o accorgimenti da tenere presente per poter garantire la sicurezza nel luogo di lavoro. Per esempio, lavoro sul perimetro laterale di copertura e tetti portanti senza protezioni proprie. E quando il lavoratore clicca lì sopra, va a vedere, intanto in automatico gli si apre sempre un'immagine che richiama la sua attenzione, un'immagine anche volutamente forte, di un uomo a terra, che appunto significa che quella situazione lì potrebbe comportare un rischio mortale. Questo proprio per sensibilizzarlo e fare in modo che aumenti la sua attenzione. Dove c'è il rischio di caduta dall'alto viene presentato proprio senza le protezioni. Come faccio a rendermi conto dove sono e quali sono i punti critici di questo contesto? Vengono segnalati con dei cerchietti rossi, appunto, sui quali poi il lavoratore va a cliccare e su ciascuno di questi si apre un tab, una piccola finestra, che dice che cosa bisogna fare esattamente in quel contesto lì. Quando il lavoratore ha cliccato su tutti questi cerchi, e andando a navigare quindi nelle varie facce dell'app, completando la scena con tutte le protezioni necessarie, avrà come risultato finale quello di una scena completa dove le protezioni ci sono già, quindi sono anche disegnate in modo chiaro, in modo che possano essere proprio anche delle indicazioni di tipo pratico su come fare le cose. E quindi in questa scena, per esempio, ci sono già le tre protezioni segnalate prima e una scritta ok, solo adesso la tua postazione è a prova di ubriaco. Ovviamente è un gioco un po' di parole, non si intende ovviamente una situazione dove devono girare ubriachi, in cantiere non deve girare nessun ubriaco. È un modo per dire appunto che anche in condizioni particolari, quando un lavoratore per motivi vari di salute, di un malore improvviso, eccetera, perde l'equilibrio, dovrebbe essere sempre protetto, quindi non deve poter cadere nel vuoto. Per ciascuna scena appunto si ripete la stessa cosa, quindi situazione iniziale di rischio dove non ci sono le protezioni, poi segnalazione dei punti critici e anche come risolvere e come evitare appunto il rischio in questi punti, con la spiegazione di ciascuno, quindi spiegazioni chiare, semplici, con un linguaggio semplice ma non semplicistico. Nella scena finale poi
tutte le protezioni necessarie, in questo caso reti sotto una struttura dove potrebbe cadere il vuoto, parapetti, ponteggio attorno alla struttura e così via. Abbiamo sviluppato questa app pensandola divisa in tre parti. C'è una parte in cui tutti i ruoli della sicurezza vengono rappresentati molto chiaramente nelle loro responsabilità e anche nelle loro identità, nel senso che si possono collegare con la rubrica del lavoratore, per cui possono essere contattati rapidamente in caso di necessità. Sto parlando per esempio della figura del medico piuttosto che dell'RSCP. Una parte centrale che comprende tutte le esercitazioni sulla prevenzione del rischio. In questo momento è disponibile tutta la parte di esercitazione del rischio di caduta dall'alto, ma in seguito ci saranno delle implementazioni con altri tipi di rischio, molto frequenti in cantiere soprattutto. E poi la terza parte sarà proprio una parte di utilities, quindi aggiungeremo degli strumenti utili in cantiere come la livella, lo scalimetro, il calcolatore di volumi e pesi. È un'app gratuita, si potrà scaricare dall'Apple Store a partire dal 15 dicembre, invece da Google Play a partire dal 10 dicembre e andrà cercata col nome SicurApp. Sarà disponibile in 5 lingue, in italiano, in inglese, in albanese, rumeno e arabo, che secondo le statistiche sul lavoro appunto sono le lingue più rilevanti per i lavoratori in questo tipo di settore. E per quanto riguarda appunto le persone con più, diciamo, con meno dimestichezza con l'utilizzo delle app, si è pensato proprio a qualcosa di un prodotto molto semplice. Nel nostro viaggio virtuale in giro per il mondo alla scoperta delle strutture più belle e particolari, approdiamo questa settimana, su vostro suggerimento, alla Seine Musicale di Parigi. Il nostro architetto ci svela i dettagli che rendono affascinante questo edificio che ospita musica, cultura ed eventi all'interno della sua forma sinuosa simile a quella di una nave, con uno spazio complessivo di oltre 36.000 metri quadri. E si tratta in effetti di un edificio molto particolare. È abbastanza recente come costruzione, è stato inaugurato meno di 2 anni fa, è stato già battezzato dai parigini l'uovo di vetro. In realtà si tratta di un complesso architettonico e di un tentativo, secondo me ben riuscito, anche di rigenerazione urbana. Secondo me ha 2-3 caratteristiche particolari. La prima, la più esterna, diciamo così, è una vela montata su un binario ellittico che si muove seguendo la direzione del sole, dei raggi del sole, ed è una vela fatta di pannelli fotovoltaici. Ci sono quasi 1000 metri quadrati che si muovono attorno all'edificio. E l'edificio in sé invece ha questo guscio esterno, una struttura in legno lamellare che è rivestita ovviamente da pannelli di vetro. All'interno è la sala da 1100 posti. È un luogo di grandissima qualità acustica, quindi una grande ricerca e grandissimi risultati ottenuti grazie anche all'utilizzo molto intelligente del legno e del cartone. È caratteristica tipica proprio di molti dei lavori dell'architetto Shigeru Ban. Qual è la costruzione più bella o più curiosa che avete mai visto? Inviateci le vostre segnalazioni, ma anche domande o curiosità, scrivendo una mail all'indirizzo ediliziasicura@edili.com. Questa settimana vi segnaliamo venerdì 14 dicembre il corso di aggiornamento per addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori. Martedì 18 dicembre il corso di formazione per addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione per attività a rischio di incendio medio. Per qualsiasi informazione su corsi, seminari e attività a cura di IPLE, vi invitiamo a consultare il sito www.edili.com e a seguirci sulle nostre pagine social e sul canale YouTube Edilizia Sicura.